È un Milan semplicemente sfavillante, quello che si mostra per la prima volta nella nuova stagione 23-24 a San Siro, un Milan che va a valanga sul Torino, che bisogna dirlo, il primo tempo ci ha provato perché era riuscito a tenere il Milan prima del gol del solito, mi verrebbe a dire ormai Pulisic, secondo gol di fila, si è praticamente preso in mano questo Milan, poi ci aveva provato appunto col pareggio di Schürrle, difensore titolare di Juric, beh poi però è salito in cattedra Leao. Intanto Leao ha divorato quella fascia in lungo e in largo, ma soprattutto quella fascia la divorano lui e Theo Hernandez. C'era stato il primo, il gol di Giroud su rigore, ma devo dire che il gol di Theo Hernandez è stata una giocata eccezionale proprio tra i due giocatori che su quella fascia, la fascia sinistra, continuano a essere veramente devastanti. Una giocata eccezionale con un assist meraviglioso del portoghese che riesce a confezionare un assist da urlo per il gol del francese, che poi con un tocco sotto sorprende Milinkovic-Savic, portiere del Torino. Beh, un Milan sicuramente che ha non soltanto sembra essere ormai molto più squadra, molto più solida rispetto allo scorso anno, ma l'impatto dei nuovi è stato davvero importante, a partire da Pulisic, che devo dire ha fatto una signora partita, ma anche tutti gli altri nuovi, devo dire che stanno dando un apporto veramente importante. Fino ad ora il Milan è quella che ha fatto il miglior mercato e sicuramente ha avuto fin da subito risposte importanti dai nuovi acquisti.